Buongiorno e bentrovati da Simply Beats. Siamo collegati con Gaetano Nardo e Girolamo Orlando, che sono rispettivamente amministratore delegato e direttore della rete di Premia Finance. E vi diamo il benvenuto, tanto per cominciare. Grazie, Grazie. buongiorno a Grazie tutti. Paolo. Oggi vi abbiamo voluti come ospiti della nostra nuova puntata della rubrica Face to Face per parlarci un po' di Premia Finance, questa realtà che si sta rapidamente espandendo, che sta conquistando sempre più mercato. E quindi volevamo capire con voi appunto quali sono le strategie che state seguendo dal punto di vista innanzitutto commerciale, ma del business in generale, e che progetti avete in cantiere. E inizierei parlando direttamente con Gaetano e ti chiederei di raccontarci un po' come è andato questo 2020 che ci siamo lasciati alle spalle. È stato un anno molto complicato per tutti quanti. Sappiamo che la pandemia ha pesato molto in generale per il paese, ma nel nostro settore anche in modo più particolare. Quindi volevamo capire un attimo appunto qual è il bilancio di quest'anno così complesso. Sì Paolo, grazie intanto dell'invito. Come hai detto tu, non vorrei ripetermi nel dire che è stato un anno estremamente complicato, non solo per tutta la nazione, ma per tutto il mondo, ma anche nel nostro settore, diciamo, non ci ha creato, non pochi problemi. Con tutto ciò, devo dire che forse vado contro tendenza, come ho sempre detto, abbiamo comunque avuto una crescita estremamente importante. Vi do solo alcuni flash di alcuni dati. Abbiamo triplicato gli utili rispetto all'anno 2019, abbiamo raddoppiato il numero di consulenti e raddoppiato il fatturato. Quindi c'è da dire che per noi il 2020 è stato un anno estremamente importante, un anno che ci ha portati a essere, diciamo, attori principali del mercato della mediazione creditizia e di questo ne sono veramente contento. Il motivo per cui, diciamo oggi, uno dei motivi per cui oggi Premia sta avendo questa forte crescita. Chiaramente abbiamo un management di estrema esperienza, diciamo che il nostro management conta un'esperienza più che ventennale nel settore della finanza in genere, diciamo, della mediazione creditizia. Un altro elemento, diciamo, importante che ci ha portati, come dicevo prima, a crescere in modo così repentino negli ultimi 2 anni, anche perché abbiamo, diciamo, un back office estremamente specializzato, un back office che sa rispondere in modo efficace ed efficiente alla rete e quindi fa la differenza. E per ultimo, ma come dico sempre io, non per ultimo, dobbiamo dire grazie alla nostra rete, dobbiamo dire grazie ai nostri consulenti che stanno al centro e rimarranno sempre al centro del nostro progetto, e quindi il grazie più grande va alla nostra rete, che hanno creduto fin da subito nel nostro progetto e continuano a crederci, dimostrandoci tutti i giorni fiducia. Tre solidi pilastri quindi su cui state costruendo il vostro futuro. E a proposito di questo futuro, Gaetano, ti chiederei di parlarci un po' di quelli che sono i progetti in cantiere per il 2021. Anche questo chiaramente sarà un anno complicato, è difficile fare delle previsioni, mi rendo conto, però noi ti chiediamo comunque di farlo e di raccontarci un po' su che cosa vi concentrerete e su che cosa lavorerete principalmente. Assolutamente sì. Le novità, Paolo, saranno veramente tante per il 2021. L'azienda vuole ancora crescere, quindi continueremo a crescere. Abbiamo appena costituito un broker assicurativo di proprietà del gruppo, broker captive per la nostra azienda, che chiaramente porterà più fatturato, diciamo, e opportunità alla nostra rete di consulenti finanziari. Un'altra novità è quella sul fatto che punteremo tanto a digitalizzare i processi interni. Quindi quest'anno ci dedicheremo ad efficientare quelli che sono tutti i processi interni per rendere sempre più snella l'operatività e del consulente e del nostro back office Beh, interno. ormai è un, come dire, un qualche cosa di non più rimandabile.
necessariamente la strada è quella là, bisogna andare verso la digitalizzazione. Sì, anche perché, come dire, causa Covid abbiamo dovuto accelerare, diciamo, questo processo che a mio avviso il mercato non è per certi versi ancora maturo, ma dovremmo tendenzialmente, il futuro ci porterà lì e quindi noi vorremmo starci, diciamo, prima degli altri. Quindi stiamo portando avanti un processo che porterà nell'anno, diciamo, a digitalizzare tutti i processi interni. Durante il 2021 contiamo pure di, come dire, rafforzare quelli che sono, chiamiamoli fra virgolette, per noi oggi, dove il nostro core business è la cessione del quinto, prodotti terzi. Quindi da quest'anno, ma già dall'anno scorso abbiamo già raggiunto degli obiettivi importanti sugli altri prodotti, quali i prestiti, i mutui, le assicurazioni con cui comunque siamo già partiti e siamo partiti con una grande accelerazione. Quindi, diciamo, le novità per il 2021 saranno veramente tante. Alcune ve le esporremo sicuramente durante il primo semestre di quest'anno, e ci saranno delle belle novità relativamente a Premia Finance. Ci prenotiamo già per delle interviste in questo senso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Incrocio Bene. le dita. Teniamo le dita incrociate, teniamo le dita incrociate. Girolamo, senti, veniamo a noi e vorremmo che ci raccontassi un po' come vi state muovendo dal punto di vista commerciale. Sì, grazie Paolo per la domanda. Allora, sicuramente dal punto di vista commerciale siamo in continua evoluzione. Abbiamo rafforzato la nostra rete su tutto il territorio nazionale, prevediamo nuove importanti aperture anche in zone territoriali dove attualmente non siamo presenti e contiamo nel primo semestre di quest'anno di aprire importanti uffici in zone strategiche dell'Italia. Ci stiamo concentrando in maniera importante al nord Italia, dove conteremo di aprire degli uffici nei più importanti centri italiani, e sono delle agenzie a marchio di Premia Finance che metteranno a disposizione tutti i professionisti del settore del credito, quindi professionisti legati al mondo delle cessioni del quinto, ai prestiti personali, ai mutui, alle assicurazioni, di poter scegliere Premia Finance e quindi avere anche un punto di riferimento fisico dove poter incontrare i clienti, dove poter, come dire, espletare la propria attività consulenziale a 360 gradi. Ci puoi fare il nome di qualche città? Certo, prossimamente apriremo alcune strutture a marchio a Palermo, a Milano, sicuramente anche in tante altre città importanti del nord. Ci stiamo concentrando molto sulla Lombardia, per cui sicuramente a breve, come diceva anche il mio amministratore delegato, vi daremo notizie anche delle nuove prossime aperture dei nostri point a marchio su tutto il territorio nazionale. Questo sviluppo così importante presuppone chiaramente un'attenzione particolare per il recruiting. Ci spieghi come lo state gestendo? Certo Paolo, sì, il nostro interesse verte sempre, mettiamo sempre al centro del nostro recruiting il consulente del credito. Per noi il consulente del credito merita tutta l'attenzione, perché è colui il quale ha la necessità di poter aumentare il proprio fatturato, e questo si può ottenere grazie alla diversificazione dei prodotti. Quindi noi in un'azione di recruiting oggi proponiamo Premia Finance quale sicuramente quella società che ti mette nelle condizioni di poter aumentare il fatturato grazie alla diversificazione dei prodotti. Quindi stiamo puntando anche a migliorarci su tutte le procedure, non solo legate al mondo della cessione del quinto, ma anche ai prestiti personali, al mutuo e all'assicurativo, come diceva prima il mio amministratore delegato. Quindi oggi al centro dell'attenzione c'è il nostro consulente del credito, al quale noi diamo tutti gli strumenti e tutte, passami il termine, le armi per essere competitivi sia in termini di pricing, che di supporti, sia operativi che di marketing, affinché appunto chi sceglie Premia Finance oggi sa di scegliere una società dove può puntare per il proprio futuro. Bene,
Quindi vi facciamo gli auguri e un grosso in bocca al lupo per il lavoro che state facendo, che è un lavoro sicuramente impegnativo, però vi vedo carichi di entusiasmo, quindi insomma speriamo per voi che riusciate a ottenere tutti quanti questi importanti, a raggiungere questi importanti traguardi. E vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta, ci sentiremo presto, immagino, con tutti questi progetti che avete in cantiere. Certo, ci sentiremo presto, grazie per lo spazio e salve a tutti i telespettatori. Grazie a voi. Grazie a tutti anche da parte mia, a presto. Un saluto a tutti quanti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica Face to Face. Arrivederci.